La seta di Como è una delle sete più belle che si possono realizzare al mondo. Sono Pierangelo Masciatri, stilista, designer. Benvenuti nel mio negozio. Tutte le mie cravatte, foulard, accessori di moda sono proprio esclusivamente con la seta di Como e quindi porto avanti questa tradizione che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Essendo comasco, il mio primo negozio ho deciso di aprirlo a Bellagio. È il posto ideale perché arrivano tantissimi turisti da tutto il mondo, apprezzano quello che noi abbiamo, il nostro patrimonio culturale, l'arte, la cultura italiana, oltre alle bellezze naturali e la nostra cucina. Tra i turisti arrivano anche diversi VIP, come l'attrice di Hollywood, Goldie Hawn, il suo compagno Kurt Russell, Sandra Day O'Connor, che è stata la donna più importante degli Stati Uniti d'America, e poi i presidenti che hanno indossato le mie cravatte. Le mie cravatte più importanti sono la prima in assoluto, che la indossò il presidente Clinton nel primo mandato e la mise proprio il giorno in cui vinse come presidente degli Stati Uniti d'America. La mia soddisfazione è anche quella perché era una cravatta molto particolare, era un optical art ed era un disegno moderno e in movimento. Hillary Clinton fece visita l'anno scorso, in giugno, nel mio negozio. Quando gli dissi che avevo realizzato una cravatta dedicata al Caravaggio, lei mi disse "I love Caravaggio" e allora gli diedi il mio poncho dedicato al Caravaggio. Arrivano molti americani a Bellagio, entrò una senatrice del Texas, vide la mia cravatta che avevo realizzato per il presidente, mi disse perché non gliene consegnavo una a lei per far vincere il suo presidente repubblicano. Allora era il presidente W. Bush e lui la indossò proprio nel primo match televisivo contro Kerry, che era il match più importante. Barack Obama invece è un'altra storia, gli diedi questa cravatta dedicata a Bellagio. Lui gentilmente dalla Casa Bianca mi rispose con una bella lettera di ringraziamento. Ecco, queste sono le mie soddisfazioni. Per il principe Alberto realizzai una cravatta e un foulard dedicata ai delfini perché lui è testimonial nel mondo della protezione e salvaguardia dei delfini e gli dissi anche che la seta arrivava dal paese di suo cognato, Casiraghi, perché la seta era comasca e lui rimase molto colpito e soddisfatto e sorridente. Tradizione perché quello che io sto facendo l'ho trasmesso alle mie due figlie e sono orgoglioso che proseguiranno anche loro questa tradizione, chiamiamola, della seta comasca.